Sono sempre io, la Fenvox, eravamo bloccati, insomma, bloccati. Ho fatto una coglionata in questa parte qua della spray. C'era la parte precedente. Perché sono morto durante questa partita diversamente difficile. Questo livello è difficile, diversamente difficile. Perché questo livello qua è proprio facile, ma io sono stupido e ho perso lo stesso. Poco male perché così abbiamo armi più forti per lo scontro finale, no? Dunque, ne manca uno che è qua. Ok. Mi stavo chiedendo, ma voi cosa ne pensate di Last of Us? Perché io lo sto giocando in questo periodo qua e non è male. Cioè, porca tu. Ecco. Non è male, cioè, voglio dire, la storia è molto bella. Cioè, delle belle cinematiche e tutto, e anche il gameplay però diciamo che è molto. È bello, però lo trovo molto uguale ad Uncharted, anche se con alcuni elementi che lo rendono proprio unico. Anche non solo nell'ambito, diciamo, degli horror, ma proprio nell'ambito dei videogiochi in generale, difficilmente si è visto. Sono visti elementi di gameplay simili. Cioè, non che ci sia nulla di estremamente originale, però sono dei fattori abbastanza interessanti al suo interno, che non spesso si vedono nei videogiochi. Anche perché ultimamente è tutto un copiare, 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 copiare da altri giochi, quindi. E quando intendo da altri giochi intendo copiare sempre gli stessi due giochi, così che tutti i giochi sembrano delle mod dello stesso gioco. Perché io, per esempio, non ho nulla contro al tipo prendere ispirazione da un gioco per fare qualcosa di completamente diverso dopo. Ho qualcosa contro fare sempre gli stessi giochi per 8 anni o quel che è, quindi lì ho qualcosa contro. Ok, potrei doppiare. Usiamo quest'arma qua. Adesso che anche ammazzare i nemici, nel frattempo abbiamo ammazzato uno. E io che niente, via. Tutti e tre in un colpo solo. L'unico difetto che riscontro in questo gioco è che a volte queste sfide qua sono abbastanza simili tra loro. Cioè, l'unico è uno dei pochi difetti, non è che è l'unico difetto proprio del gioco. E se lo becco sì, non so come ho fatto a beccarlo, ma l'importante è che ce l'ho fatta. Prendiamo la vita, che tanto dopo non la rivedremo più comunque. Ok, diciamo che posso. Ok. Non ho ancora capito il senso di queste cose, forse perché non avevamo voglia di unirli. Ok, bene, non sono caduto. Grinda sul coso, laggiù, pa pa pa. Grinda, ragazzo, boh. Ta ta ta. Ok, che arma posso usare adesso? Quest'arma sicuramente no perché è scarica, questo qui. È praticamente potenziato al minimo, cioè, non è da potenziare perché ci vuole ancora una vita, quindi direi di potenziare questo. Fucile di precisione che è molto buona come arma. Niente, direi che sono tutti strapotenziati. Ah, ho vinto, non ci è voluto un tubo. Direi che adesso potrò fare la sfida finale, come si chiama, no? Decisamente no, dobbiamo fare un'altra sfida. Vabbè, baseball esplosivo. Sei pronto a combattere contro dei dipendenti arrabbiati di Dezzon che vogliono solamente staccarti la testa? Sì, via. Perché dipendenti? Stiamo arrivando alla fine, amici. Vediamo come si comporterà nel momento del pericolo. Ma alla fine lo cerchi tu questo. No, all'inizio. Esplodi, astronave, esplodi! Voglio vederti esplodere, vai! Sei esplosa. Minuto del tuo terrore. Livello 10, mi sa che adesso. Sì, ha cambiato il nome, quindi potenziato al massimo. E ciò è un bene, abbiamo un'arma potenziata al massimo dopo anni e anni di duro lavoro, fatica. Ok.
Paragonato alla sfida, alle due sfide prima, quella là dove bisogna evitare che entrino i cosi, questa sfida qua sembra una cagata. Oddio, magari non lo è, perché ecco, infatti i nemici tolgono tutta la vita appena ti toccano, però sì, ma perché non me ne sto mai zitto io? Cerchiamo di recuperare un po' di vita. Merda, pure i zombie. Porca puttana. Vorrei prendere la vita, se può. E un pochino di meno, dai. Me ne è data troppa. Non essere così generoso con me, gioco. Esplodi, per favore, esplodi. Merda, ok. Oh, cazzo. Sì, ma io parlo troppo, mi dispiace, perché stavo zitto, magari il gioco era più facile. Invece è così difficile. Ok. Esplodiamo i nemici, perché è un verbo intransitivo, quindi possiamo dirlo. Ok, oh cazzo. Esplodi. Muori, per favore. Cioè i compagni che schiattano a caso. Ok, cosa sono questi, queste elettricità a cazzo? Oh mio Dio, quanti zombie. Proprio oddio. Ma cosa? E i zombie non contano come nemici. Comunque, buono, va benissimo. Stazione fantasma, ma noi, visto che siamo pro, siamo bravi, facciamo tutte quante le sfide. Vero? Anche perché questa qui è l'ultima, quindi sarebbe da stupido non farlo. Questa sfida non sarebbe e l'aereo non si è preso di sé, se non fosse da solo, una volta la vita non è giusta. Grado liberatore. Non ero sterminatore. E poi devo cambiare anche il colore dell'armatura, perché per quanto quella mi piace la uso anche come avatar del PlayStation Network, anche se a me il PlayStation Network, cioè vuol dire, non è che mi faccia schifo, è come gli altri network, non mi piace giocare online. Qui non lo uso quasi mai, però... La tecnologia è straordinaria, vero? Possiamo teletrasportare via le munizioni dall'arma di Recess prima che possa sparare. O ancora più divertente, possiamo sostituirle con della salsa. Ah, simpatico. Ok. Regola, non farsi toccare, sennò ti uccido con un colpo. Poi sì, suona più difficile quando te la propongo, in realtà è abbastanza stupida come sfida. Ovviamente cercando di potenziare armi, perché cercare di... Cioè, per utilizzare armi che sono già potenziate al massimo, a meno che non siamo proprio alla fine del gioco, non serve un tubo. Cioè, almeno in questo momento non ci serve, perché non stiamo facendo nulla di difficile. Ma in realtà neanche la sfida finale mi sembra difficile, se ricordo bene. Andiamo in lanciamissili, che non è potenziato al massimo, quindi posso. Se no non potrei, perché me lo impedisce la serie. Cioè non è vero che mi impedisce la serie. È una battuta no sense. Se no poi la gente pensa la serie, cosa c'entra? Esplodi, per favore. L'ho detto per favore, tu non mi hai ascoltato, quindi muori. Ecco. Ah no, ok, niente. Questo, via. Boom. Boom, 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 non ce la farò mai. Ah, ok, ce l'ho fatta. Le mie previsioni sono rivelate errate. Ok, altro bastardo. Esplodi. Ti bombardo. Boom. Oh, cazzo. Esplodi, puttanone. Sembra che questo fosse l'ultimo. Devo ammettere che sono impressionato. Mi fa piacere per te, però sto zitto. Non pensavo che avrei mai visto il giorno... Basso! Non è neanche vicino alla fine! Sto solo giocando con la sua mente! Il giorno... del giudizio, aiuto! Ok, io vorrei un po' di vita. Visto che ce ne sono tanti di scatole, mi sembra il caso di prenderne. Visto che è regalata gratis proprio. Yeah, abbiamo potenziato anche il flagello dello scorpione. Non che lo usassi. Non che lo usi spesso, però. A me si usa un po' questa. Visto che mi sembra l'arma più potente da potenziare in questo momento. Sono anche le torrette, ma io non le sto usando perché sono stupido sostanzialmente.
Ok, non quelle torrette, di quelle che posso lanciare io. Vabbè, comunque non siamo un'arma poi così utile in queste occasioni. Ma poi anche in questo gioco qua non siamo un tubo come arma, forse contro i boss. Contro i boss le torrette sono veramente utili, devo dire. Ok, anche perché tu tipo stai lì fermo e lanci tutte le torrette contro i nemici. E quindi mentre tu li attacchi di tuo, già i nemici perdono vita anche grazie alle torrette, insomma. Quindi sono abbastanza utili in quei casi. Infatti contro Nefarious in Assetto Connect 3 lo facevo sempre io. Ok, facciamo a pezzi tutti i nemici. Comunque sì, direi che tra un po' si potenzia anche quest'arma qua. E tra un po' abbiamo anche vinto la sfida, perché ecco appunto, adesso siamo all'ultimo turno, le munizioni abbondano. Oh cazzo, sono proprio stronzi quelli che si avvicinano e ti vengono contro così. Direi che è finita. È finita? No, non è finita. Comunque sì, dopo questi qui è finita, dai. Invece c'è un boss, no. I boss ci sono solamente Ratchet Clank 2 e 3 e armi di distruzione. E forse anche in tutti per uno. No, in quell'altro, in una sposta nel tempo. Diciamo in tutti meno che in questo. In breve, gli unici boss che ci sono i suoi sterminatori. Abbiamo completato tutte le sfide secondarie. Questo vuol dire che è trofeo? Direi di no. I miei circuiti non possono elaborare statistiche di queste dimensioni. Mi fa piacere. I miei circuiti non possono. Congratulazioni, eroe. Hai battuto il record di Ace Arclight per punti totali in carriera. Grazie. Tanto sapevo che sei riuscito a fare questa cosa. Perché sono troppo bravo. No, perché il gioco me lo permette. E c'è Code Geass che balla. Anche se tipo dovrebbe essere morto. No, no. No, non è morto. E riappare in seguito. Sprechiamo soldi su sti cosi, anche se potremmo, ma io non ho voglia. Non ho voglia, mi piacciono così come sono. Quindi via lo sconto finale, anzi no. Visto appunto che lo sconto finale voglio abbellirlo un po', dai, cambiate idea. Mettiamogli un colore che si addice al mio. Questo, via. 10.000 volte se ne vanno così. Sprecati nel nulla. Ma d'altra parte, chi se ne frega. Shock, l'impatto di rush saete che colpisce i nemici in vicinanza. Questo. Via, prendiamolo. Poi anche con bomba a tempo. No, 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 congelamento. Lavaggio del cervello non mi piace. Però lo compro lo stesso, non ho soldi da buttare. Metamorfosi, prendiamo anche metamorfosi, ma sì, via. Spendiamo soldi, spendaccione sono. E mini bomba. Compra, compra. Tanto abbiamo soldi da buttare. Mettiamo a posto le armi, mettiamo lanciamissili, cioè mettiamo l'arma. Funzionerà sempre su quell'arma, fino a quando non la cambierai o la toglierai. Usala con cautela. Puoi annullare una modifica alfa in qualunque momento e rimetterla insieme alle altre modifiche alfa. Ah ok, è già attivata, quindi vabbè. Mettiamolo shock, via. Fatto che ti permette di potenziarle. Le armi potenziate non solo infliggono più danni, ma possono essere modificate. Questo qui, ma anche questa qui shock sta bene. E questo qui ci sta bene, penso mini bomba. Mettiamo mini bomba. Questo qui ci sta bene. Ma sì, mini bomba, dai. Siamo a metamorfosi. Mettiamo shock, sì, dai. Lavaggio del cervello. Questo ma ci sta bene questo qui. Mini torretta, ci mettiamo metamorfosi.
Direi che possiamo andare a proseguire col nostro grande display verso il livello finale, anche se manca poco alla fine da questa parte, ma che se ne frega. Il percorso di combattimento ora è aperto. Va bene, ci stavo giusto andando. Ok, c'è questa parte qua e poi quella dopo. Secondo me adesso c'è il telegiornale che parla mai di Ratchet. Ucciso da quel pazzo maniaco che risponde al nome di Ratchet, ribattezzato il macellaio di Bogon. I tifosi sono rimasti scioccati e oltraggiati dalla sconfitta di Ace. Buh, ti odiamo, Ratchet, hai imparato. Ratchet è un pericoloso criminale, deve essere punito. Spinto dalle pressioni del pubblico, Gleeman Box si è subito... Sembra il presidente, proprio. Fan di Dreadzone, condivido il vostro dolore per la perdita del mitico Ace Hardlight. Vi incoraggio a esprimere il vostro dolore e il vostro affetto comprando la serie speciale dei robot commemorativi di Ace Hardlight, ora in vendita a soli 299 volt. Questa cosa è uguale. Questa immagine è fantastica, mi piace un casino. Capitolo C6, paragrafo 5, riga 9, comma 2. Ratchet dovrà andare incontro alla sua sorte nel giorno del giudizio. Questo evento speciale sarà trasmesso in diretta domani sera, perciò non perdetevi Dreadzone. Quella cosa del guadagnare sulle morti di persone famose è verissima. Tipo quando Ubisoft fece il gioco su Michael Jackson per il Move, tipo. Ratchet e Clank, anche dopo come film, Dark, hanno conquistato 9 pianeti. Sono sopravvissuti a centinaia di battaglie e hanno anche sconfitto il campione di Dreadzone, Ace. Ora, con una mossa che ha del drammatico e del vendivo, Gleeman Box ha spedito il team Darkstar sulla stazione Fantasma. Il percorso è insuperabile, impensabile, insopportabile. Solo pensarci viene la... Questo video qua me lo ricordo perfettamente. C'è anche la musica che ho utilizzato nel video di Formula 1 degli stunt. Indica una nave di rifornimenti abbandonata dall'altra parte della stazione. C'è una rotaia da grind vicino che ti porterà al centro della stazione. Quando arriverai lì, ti darò altre informazioni. Stavo pensando la stessa cosa. La musica qui è la stessa che uso, che ho usato nel video di Formula 1 nel 2001 nel mio canale, dove per la PlayStation 2, dove praticamente le macchine volano. Quel gioco lì era fantastico, proprio gli incidenti che ci potevi fare. Comunque sì, non so se riesco a fare molto in questa parte qua riguardo a questo livello, perché mi sa che dovevo interrompermi prima. Comunque tal caso non è un problema, cioè chi se ne importa. Al massimo ci durerà il video qualche minuto in più. In fin dei conti non, è, non penso che sia un guaio vedere un video per più di 3 minuti in più, insomma. Almeno spero per voi che abbiate 3 minuti liberi del vostro tempo per guardare 3 minuti in più del mio video. Altrimenti mi dispiace che abbiate proprio così poco tempo libero, no? Comunque sì, i nemici qui sono invisibili perché in teoria sono fantasmi, però ha poco senso perché attaccano Ratchet. È potenziata anche quest'arma, io conto di farla arrivare a livello massimo. Comunque direi che ci interrompiamo qua, non mi importa se siamo a ridosso di una... a ridosso di un livello, e ci sentiamo alla prossima parte. Qui è Flame Fox, alla prossima.